Allora ragazzi, oggi si prevede un'uscita veramente al limite, c'è veramente poco vento, oltretutto da questa mattina che sta girando di continuo, sto facendo sud, sud-ovest, ovest, sud-ovest, di continuo, ogni due secondi gira. Adesso facciamo lo spot sec, vediamo se ci sono le condizioni per uscire e magari ci facciamo una bella wingata con roba da vento leggera. Venite. Come dicevano le previsioni, c'è veramente poca aria. Pochissima aria, ci sarà qualche nodo più là, comunque fa sud, sud-ovest, ovest, fa sempre questo giro qui, ma con veramente veramente poco vento. Là fuori c'è un ragazzo con un Saab, un Razor 980 come foil, una Duoton Slick e come vedete lui sta volando, quindi non vedo perché non dovrei volare anche io. Con così poca aria lui vola, quindi io ragazzi adesso scappo, vi saluto, ciao, ci vediamo dopo. Capo, intendo letteralmente, adesso corro prima che vada via questa arietta. Che brutta vita, la vita del surfista. Allora ragazzi, sono uscito con una tavola Saab foil da Downwind Indiana 7.6, foil Indiana 2100 e Duoton Slick 5.5. All'inizio il vento era veramente veramente poco, però come vedete già con pochissimo vento, con una bavettina, la tavola si muove, scorre da sola, questo è il merito dello shape. Poi facendo una minima pompata si prendeva subito il volo. L'unica cosa è che qui non stavo ancora pompando energicamente perché avevo appena messo il foil in una posizione più avanzata rispetto al solito e quindi dovevo un pochino capire gli equilibri e dove mettere il peso. Però come vedete veramente con poco sforzo la tavola vola, la tavola parte, e una volta in volo comunque non è così semplice gestire una tavola lunga 7 piedi e 6 perché è molto lunga e bisogna essere veramente ben posizionati con il peso, cosa che in tutta questa sessione io sono riuscito a fare solamente verso la fine, perché la tavola è lunga, se l'angolo tra te e il mare e l'acqua non è perfetto è veramente facile che la prua della tavola ti vada a toccare con le ondine che arrivano, e quindi bisogna veramente essere bilanciati molto bene con tavole così lunghe. D'altronde questo è un po' la coperta è corta, vuoi una tavola che scorra subito, che ti faccia partire in fretta, devi averla abbastanza lunga, però poi se ce l'hai lunga rischi che te la trovi un po' dappertutto in mezzo alle scatole. Qui ancora il vento era veramente molto molto debole, però se vedete c'è una piccola ondina dietro di me che mi sta aiutando, mi sta dando quella spinta necessaria per far partire la tavola, per far volare il foil veramente con delle pompate veramente ridicole. Una cosa importante da sottolineare è che in questa sessione il vento era, diciamo, arrivava molto spesso da terra. È inverno, ero praticamente l'unico fuori, c'era un ragazzo che è uscito con un Saab, era abbastanza lontano e quindi ho sempre cercato di bolinare il più possibile per evitare di perdere troppa acqua, perché con l'acqua a 7 gradi se ti capita qualcosa tu sei fuori e magari da riva nessuno ti vede non è molto piacevole. Quindi in tutto questo video non ho mai cercato la velocità, ma ho sempre cercato di volare con condizioni marginali fino a quando poi il vento è salito, cercando di bolinare subito appena partiti, quindi non si vede mai una velocità elevata di navigazione. Ragazzi, in maniera inaspettata è arrivato il vento, anche troppo rispetto a quello che chiedevo io, visto quella roba da 8 nodi, sta rafficando a vento, non so se si vede, sta rafficando veramente forte, un po' da terra, un po' da sud, non è che sia caldissimo, ma è la stessa.